Allora, Mario Mock Sedano, il co-presidente della Frattese, ovvero Neapolis Frattese, insomma, mi sembra che oggi proprio hai stilato la nuova società, o sbaglio, Mario? Sì, oggi proprio siamo stati dal notaio, abbiamo fatto, diciamo, abbiamo tolto il nome Mugnano da questa società per poterci presentare alla città di Tratta e poterci chiamare Napolis Frattese. Certo, io non voglio anticipare nulla perché lunedì ci sarà la conferenza stampa, però ti posso dire sin da adesso che tutta Fratta Maggiore, Caivano, Cardito, cioè Fratta Minore, tutte le città limitrofe, eccetera, eccetera, c'è un entusiasmo enorme, si tocca proprio con la mano, non solo, anche da fuori, tutti i frattesi che sono sparsi per l'Italia. Ci stanno scrivendo su Facebook perché sono praticamente rinata la Frattese. Ecco, io vorrei da te se puoi mandare un messaggio a tutti i tifosi della vecchia Frattese e della nuova Frattese, naturalmente. Noi ci presentiamo a questa città portando il calcio professionista. Fino ad oggi abbiamo giocato sempre, sono 2 o 3 anni che giochiamo sempre in campi a porte chiuse, senza il calore dei tifosi. Il messaggio che manda la tifoseria di Fratta Maggiore è quello là di è tutto, diciamo, quei comuni che confinano con Fratta, di starci vicino, di darci una mano perché possiamo divertirci insieme e per noi sarà un fattore nuovo vedere forse aperte le porte di uno stadio e poter vedere dei tifosi con delle bandiere e delle sciarpe in mano che possono incitare la nostra squadra. Certo, senti Mario, devo fare una domanda un poco particolare. Qualcheduno sussurra a Fratta, devo dirti la verità, la parte contraria, che hanno paura che tu vai via così come sei andato via da San Giuseppe, come sei andato via da Mugnano. Ecco, li puoi rassicurare che non è così? E i motivi per cui, ci sono dei motivi validi per cui tu poi hai dovuto cambiare sede, insomma, eh? Vabbè, ma se noi abbiamo cambiato sede è stato sempre perché non c'è mai stata la disponibilità di uno stadio vero, non c'è mai stata la disponibilità di una città che ci potesse sostenere. Io ho trovato nel sindaco di Fratta Maggiore veramente una persona disponibilissima, come ci siamo seduti ci ha messo a disposizione non un campo sportivo come stanno in gran parte in tutta la Campania, ma ci ha messo a disposizione un vero stadio. E fare calcio in uno stadio come quello di Fratta Maggiore non penso che ci sia necessità e né ragione per poter andare ad altre parti, perché noi che facciamo calcio vogliamo un terreno di gioco, uno stadio dove i tifosi possono entrare, non giocare a porte chiuse. Questa a Fratta ce l'abbiamo e la nostra scelta e soprattutto il nostro impegno verso una persona come il sindaco di Fratta Maggiore che si è messa a disposizione e ha avuto fiducia in noi, non potremmo mai deluderlo domani andare via da Fratta Maggiore, anzi noi ci auguriamo che la città e l'amministrazione ci sia sempre vicino, noi niente abbiamo chiesto, abbiamo chiesto soltanto un terreno di gioco per poter disputare le gare, loro ce l'hanno messa a disposizione e ce l'hanno messo uno dei migliori che sta, forse il migliore che sta in Campania. Noi dobbiamo solo cercare di fare il massimo e per far fare bella figura sia all'amministrazione che ha avuto tanta fiducia di noi e cercare di entusiasmare la città di Fratta Maggiore di avere quante più persone, quante più tifosi possibile allo stadio. Certo, Mario, parliamo un attimo adesso della faccenda arsanese, poi ne parlerete domenica, ne parlerà il sindaco chiaramente, per quello che poi succederà, ma questo a me non interessa, a me interessa soprattutto adesso il rapporto tuo con le scuole calcio, perché là è, diciamo, è un po' la culla del settore giovanile campano, per cui si pesca molto bene, ma il tuo rapporto come vuoi istituire con loro? Noi lunedì ci presentiamo a Fratta, noi siamo disponibili e aperti a qualsiasi tipo di ragionamento, anzi se ci stanno delle realtà di scuole calcio a Fratta Maggiore, noi ci fa piacere costruire delle sinergie, perché io penso che creare delle sinergie con strutture che hanno delle scuole calcio a disposizione non può fare altro che, non può fare altro che portare vantaggio a una società. Fino ad oggi non ho avuto contatto con nessuno perché a Fratta ci siamo stati
poco, non è che ci siamo stati molto, ma adesso che incominciamo a starci quotidianamente, se ci sarà la possibilità di prendere contatti con persone che vogliono aprire un discorso per quanto riguarda il settore giovanile, noi siamo ben disponibili. Perfetto. Allora, Mario, il tuo settore giovanile dove giocherà? Giocherà a Frattemaggiore oppure giocherà a Mugnano? Ma noi proprio in merito a quello che tu dicevi prima, per quanto riguarda sia la domanda che facevi prima, il calcio, noi, qual è la nostra intenzione? Noi proprio per dare un senso a tutto quello che stiamo facendo, noi facciamo sia gli allenamenti a Frattemaggiore e sia il settore giovanile a Frattemaggiore. Tutta l'attività sportiva della Neapolis Frattese verrà fatta nella città di Frattemaggiore. Così possiamo dare la possibilità ai tifosi di vedere dal settore giovanile alla prima squadra e di stare vicino a questa società. Certo, chiaramente la partitella del mercoledì, del giovedì, con la Berretti, con la prima squadra, chiaramente privilegerete poi come spar partner una squadra ovviamente di Fratta praticamente. È normale, se ci saranno squadre che vogliono fare le partite il giovedì, noi saremo ben lieti di ospitarle, ma comunque tutti gli allenamenti e tutte le partite noi le facciamo sul campo di Frattemaggiore. D'accordo Mario, allora ci vediamo, ripetiamo, lunedì mattina alle 11, sale consigliere di Frattemaggiore, c'è la conferenza stampa della società frattese con Boucher e Moccasetano. Il logo della Frattese. Eccolo qua, andiamo a vedere, guardiamo. Se vuoi ti possiamo far vedere anche la maglia della Frattese. Sì, è una novità, benissimo, così diamo un piccolo anticipo. Oh, sì, certo, noi stiamo qua nella sede, vedete i grandi trofei della Neapolis, quanti ce ne sono, al di là adesso ricordiamo quello che è venuto al Savoia. Guardate adesso la maglia nera stellata, incredibile, eccola qua, veramente bellissima la maglia nero stellata, ragazzi, questo è, grazie Mario, grazie a nome dei tifosi, in esclusiva per la prima volta, grazie Mario, grazie veramente, eh. Grazie.